visto da qui tutto sembra lontano, convulso, insensato, agitato per niente, come fosse distratto o indifferente a ciò che è importante. Arrivare in Africa significa gradualmente spogliarsi dei propri vestiti e non solo di quelli. È un viaggio incontro alla nudità, al nocciolo, all'essenza delle cose, della elementarietà. Passanti qualunque, in una strada qualunque, la mia città. È una parola che dobbiamo imparare a dire bene, secondo me, Africa. Sarà anche che il gioco si cambia da dentro. Sicuramente l'Africa è un po' una ferita aperta nella coscienza dell'Occidente, che sicuramente è distratto, molto distratto, fa molta poca attenzione a quello che succede qui. Cioè riuscire a mantenere un'attenzione costante nei confronti di questo continente, non far sì che siamo attratti solamente in occasione delle grandi emergenze. Qui c'è una problematica di quotidianità, di continuità. Io non so se ritornare, quale vuoto sia peggiore, se avrò forza per trattare, se serve più coraggio a stare fuori o dentro. Di riuscire a tenere l'attenzione costante sulla quotidianità è probabilmente la sfida più importante, la cosa più difficile. Noi ci proviamo, ci proveremo.